Completiamo quello che abbiamo visto sul seguenti orientati e sulle traslazioni. Avevamo visto che se prendo un segmento nel piano AB posso fissare un verso decidendo che A precede B e attribuire un'orientazione al segmento. Questo segmento diventa un segmento orientato e viene indicato dal simbolo AB. Segmenti diversi, cioè fatti da punti diversi, che però hanno la stessa lunghezza, sono su rette parallele e hanno lo stesso verso, quindi stessa intensità, direzione e verso, si dicono equipollenti AB, equipollente a CD, perché AB è lungo come CD, la retta AB è parallela alla retta CD e il verso di AB è lo stesso di quello di CD, cioè se congiungo le due origini e le due punte dei due segmenti orientati ottengo un quadrilatero convesso. Se avessero versi opposti, congiungendo le due origini e le due punte avrei una figura concava. Prego. AB con la cosa sopra, dove si legge? Questo? Retta AB, no, quella con la freccia. Primo. Il segmento orientato. Segmento orientato e poi la linea invece? Equipollente. Equipollente, d'accordo. E poi il verso di AB è lo stesso del verso di CD. Ok? Questa relazione è una relazione di equivalenza, questo l'abbiamo già visto, ma lo ripeto, e ciò che hanno in comune questi vettori, questi segmenti, è il vettore, cioè rappresentano lo stesso vettore. Questo è un modo, soprattutto un pochino più complicato, di dire che, dato un segmento orientato, questo rappresenta lo stesso vettore dovunque io lo disegni, basta che sia parallelo a se stesso e abbia la stessa lunghezza. D'accordo? Detto questo, li troveremo anche l'anno prossimo, seguiranno molto. Esiste una isometria, una trasformazione associata a un vettore, la traslazione. La traslazione è una trasformazione geometrica che è definita da un vettore, viene indicato dal simbolo tau con v. La traslazione tau associata al vettore v manda p in p' in modo tale che il segmento orientato p' è equivalente a v. Cioè la stessa lunghezza del vettore B, stessa direzione e stesso verso. Mi spiego meglio. Se questo è il nostro vettore B, lo vedete? Okay. E questo è il punto P, il punto traslato di P secondo il vettore B è quello che fa in modo che il vettore PP' sia parallelo a V, stessa lunghezza, stesso verso. Le traslazioni, se volete, comunemente possono essere in termini degli spostamenti senza rotazione. Quando sposto un oggetto senza ruotarlo, faccio una traslazione. D'accordo? Ma è una V o V? V. Ok? Prima proprietà della traslazione è un'isometria. Non so se riusciamo. Allora, teorema. Se la traslazione di vettore B manda A in A', e B in B', qualunque siano A e B, allora tesi
AB è lungo come appena un primo. Possiamo dire che cosa... Certo. Prima proprietà della traslazione è che è un'isometria. Cioè se prendo un vettore V qualsiasi e due punti A e B nel piano, i loro traslati, A' e B', secondo il vettore B, sono, formano un segmento che ha la stessa lunghezza di AB. Cioè se A viene traslato in A' e B viene traslato in B', la lunghezza di AB è la stessa che di A' e B', cioè la traslazione conserva le distanze, cioè è un'isometria. Questo è abbastanza semplice da dimostrare. Supponiamo che il nostro vettore per semplicità B sia questo, il vettore orizzontale di data lunghezza. Ok? E prendiamo i due punti A e B, due punti qualsiasi nel piano. Allora, per trovare A', applico il vettore B, faccio coincidere l'origine con A. Ok, questo è il nostro vettore V, lo scrivo in modo tale che l'origine di V coincida con A e applicando V ad A ottengo il traslato A'. A questo punto la punta del vettore applicato in A mi dà A', in modo tale che il segmento orientato a A' è parallelo a V e ha la stessa lunghezza e lo stesso verso. La stessa cosa con B. Applico a B lo stesso vettore e trovo B'. In modo tale che B', quindi se la traslazione del vettore B manda A in A' e B in B', significa che A' è lungo come B e B' è lungo come V. Ricordate che questo simbolo indica la lunghezza del vettore V. Quindi tra di loro hanno la stessa lunghezza. A' è congruente a B'. Non solo, ma A' è anche parallelo a B', perché questi due segmenti orientati hanno la stessa direzione di V. E lo stesso verso. Costruiamo. Congiungiamo A e B e A' e B'. E per esempio A' con B. Abbiamo due triangoli. Confrontiamo il triangolo AB A' e il triangolo BA'B'. Li vedete? Questo triangolo e questo triangolo. Questi due triangoli sono congruenti. Per quale ragione? Sono congruenti perché hanno il lato A' B in comune. Quindi questo è congruente a se stesso. Hanno il lato AA' e BB' congruenti per ipotesi, perché entrambi i segmenti orientati a A' e BB' hanno la lunghezza di V. Non solo, ma siccome appartengono a rette parallele, formano con la trasversale BA' angoli alterni interni che sono congruenti in quanto appartenenti a rette parallele. Quindi per il primo criterio di congruenza, due lati e l'angolo compreso paralleli congruenti, i due triangoli sono congruenti tra di loro. Di conseguenza anche AB
è lungo come A' B'. Ripeto. Costruisco la traslazione di A' e B', semplicemente applicando il vettore B ai punti A e B. Prendo il vettore, lo applico in A e B e costruisco A' e B'. Se congiungo A con B e A' con B', ottengo un quadrilatero. A breve lo studieremo più a fondo. Congiungo B con A' e ottengo due triangoli, A, B, A' e A', B, B'. Questi due triangoli sono congruenti perché hanno il lato A', B in comune, nello stesso segmento. Il lato B, B' e A' sono della stessa perché prodotti per traslazione, perché per definizione questo segmento è lungo come questo, in quanto i due segmenti orientati sono equipollenti allo stesso vettore. Se volete lo sono per costruzione, non solo, ma i segmenti BB' e A' sono anche paralleli perché sono equipollenti allo stesso vettore, quindi hanno la stessa lunghezza e la stessa direzione. Ma se è così, allora i due triangoli sono congruenti per il primo criterio. Perché? Perché oltre ad avere due lati congruenti, anche l'angolo compreso è congruente, in quanto l'angolo in A' e in B sono angoli alterni, interni, delle due parallele con la trasversale A'B. Di conseguenza, per il primo criterio, i due triangoli hanno la stessa lunghezza e quindi anche la misura di AB è la stessa della misura di A'B', per cui la traslazione è in isometria. Qualunque sia il vettore B, non ho fatto ipotesi su B, qualunque siano i punti A e B, non ho fatto ipotesi su A e B, i loro punti traslati stanno tra di loro alla stessa distanza dei punti di partenza A e B. Ok? Domande? Detto questo, come ho fatto per le altre geometrie, quali sono i punti uniti delle traslazioni? Cioè, esistono punti traslati in se stessi? Prego. Il vettore stesso trasla questo punto in questo, non coincidono mica. Qualunque, facciamo un'altra foglia, ci riusciamo. Qualunque punto io prenda, se questo è il vettore B che definisce la traslazione, qualunque punto io prenda non verrà mai traslato in se stesso. I punti uniti per la traslazione non ci sono. La traslazione non ha punti uniti. Se il vettore B che definisce la traslazione, non ha lunghezza nulla, allora non esistono punti nel piano tali che il traslato di B coincida con il punto di partenza. Una tavola. Le traslazioni non hanno punti uniti, salvo una traslazione un po' patologica. Se V invece ha lunghezza nulla, se V fosse il vettore nullo, allora tutti i punti del piano sono punti uniti e la traslazione diventa identica. Ogni punto è punto unito. Perché? Perché se il vettore ha lunghezza nulla, origine e punto del vettore coincidono. Ma è l'unico caso in cui ho punti uniti. È un caso un po' terra a terra, se vuoi, ma è l'unica possibilità. Ci sono invece figure unite per traslazione di vettore non nullo.
sono figure F tali che la traslazione rispetto a V di F va a finire in F stesso. F è figura geometrica. Vuoi che torno indietro di una figura, di una pagina? Scusa, allora cos'è la lettera I? L'identità. Cioè ogni punto viene mandato in se stesso. Però ripeto, è una situazione un po' terra a terra, perché se ogni punto viene mandato in se stesso, cioè il vettore V nullo, detta proprio che più semplice non si può, la traslazione non fa niente, perché ogni punto non viene spostato, perché il vettore ha lunghezza zero. Prego, prego. Esistono figure unite, ci sono figure nel piano che vengono traslate in se stesse? No. Certo che ci sono. Esempio, se ho il vettore V, che è questo, qualunque retta parallela a V è una figura unita, viene traslata da V, pardon, in se stessa. Tutte le rette parallele a V sono rette unite. L'intero piano è una figura unita. Tutte le rette parallele a V. Se prendo questa retta e la traslo di V, la sposto, rimane coincidente con se stessi. I punti non sono uniti, ma la figura è unita. Nessun punto appartenente a R entra o esce da R. Okay? Così come il piano. Se prendo il piano, l'intero piano, e lo traslo, il piano traslato coincide col piano originario. Senza limiti, senza confini, se lo sposti rimane sempre lo stesso foglio, sposti parallelamente a se stesso, se lo trasli, quindi è una figura unita, l'intero piano è unito per traslazione. Non è fatto di punti uniti, e quindi non coinciso, ma l'intero insieme di punti non cambia. Perché è sempre quello il punto unito? Perché appartiene allo stesso piano. Torniamo un attimo indietro, utilizzo la figura che abbiamo costruito prima. Se A viene traslato in A', se B viene traslato in B', è immediato considerare il fatto che sì, AB è congruente da primo B', cioè la prestazione dell'isometria, ma non solo è congruente, ma sono anche paralleli. Perché se due triangoli lo sono, anche gli angoli formati da AB' e B'B', anche questi angoli sono congruenti e quindi i segmenti AB e A'B' sono paralleli. Quindi due segmenti, il segmento AB e il suo traslato hanno la stessa lunghezza ma anche la stessa direzione. Quindi se prendo la retta che passa per AB, la sua traslata è parallela a quella originaria. Cioè la traslazione di vettore B manda R in R' e R è parallela a R'. Ogni retta e la sua traslata sono rette parallele.
tre punti allineati vengono traslati in altri tanti punti allineati. La dimostrazione di questo è analoga a quello che abbiamo già visto per le altre isometrie. E ultimo punto, vediamo qual è la relazione tra le traslazioni e le simmetrie assiali. Analogamente quanto abbiamo fatto per le simmetrie centrali e la rotazione. Prendiamo due rette AB parallele tra di loro. Ipotesi A è parallela a B. Ok? E consideriamo la simmetria rispetto ad A che manda B in B'. E la simmetria rispetto a B che manda B' in B secondo. Ok? Questo è il primo punto, questo è il secondo punto. 1, 2 e 3. La trasformazione che manda P in P secondo, quindi ottenuta componendo due simmetrie assiali rispetto ad assi paralleli, quindi sigma B composto sigma A per la tesi. Dimmi cara. Cos'è? La prima volta che vedi questo, ti sei persa due lezioni precedenti. No, non mi ricordo. È la composizione. Prima che ho messo la simmetria rispetto alla retta B, che B' primo, non ho capito la domanda. Sta scritto B' primo o P' primo? P, questo è un P. Ah, ecco. La simmetria rispetto alla retta A manda P in P'. La simmetria rispetto alla retta B manda P' in P'. Sì. Se applico prima la simmetria rispetto ad A e poi la simmetria rispetto a B, quello che ottengo, ripeto, componendo due simmetrie assiali rispetto ad assi paralleli, è una traslazione di vettore B e il vettore B è fatto in questo modo, è perpendicolare ad A e a B. Il vettore che definisce la traslazione è un segmento orientato perpendicolare a entrambe i due assi e la cui lunghezza è il doppio della distanza tra A e B. Il verso è definito dall'ordine in cui applico le traslazioni. Se faccio prima A e poi B, il verso è da A a B. Dimostrazione, molto semplice dimostrazione, perché allora, se P va in P' per simmetria assiale, vuol dire che P' è un segmento che è perpendicolare ad A. Okay. E da, chiamiamo questo M, interseca A nel suo punto medio, cioè PM è lungo come M'. Ok? Per ipotesi, perché la simmetria assiale manda P in P'. Se la simmetria rispetto a B manda P' in P', di nuovo vuol dire che P' e P' è perpendicolare rispetto a B, e
e incontra B in N che è il suo punto medio, quindi B'N è uguale a N più secondo. Ok? Ma se B è il punto di arrivo della prima simmetria e il punto di partenza della seconda, se possiamo scriverci in questo modo, okay, la retta che passa per P', su cui sta il segmento PP' e il segmento P'P', è perpendicolare sia ad A che a B, ma di questa ce n'è una sola, quindi P, P' e P' sono allineati. Sì, la retta che passa per tutti e tre i punti. Certo, ce n'è una, tutti e tre i punti sono allineati. Inoltre, se questo segmento PM è congruente a MP', scrivo qua, quanto è lungo P'P'? P'P' posso pensarlo come PM più M'. Più P'N più N'. Questo e questo più questo. Ok? Ma questi due, questo e questo hanno la stessa lunghezza, MP ed MP'. PN e NP' hanno la stessa lunghezza, di conseguenza questo posso scriverlo come due volte MP' più NP'. Cioè è il doppio di MN, cioè il doppio della distanza tra A e B. Di conseguenza il segmento che va da P a P', il segmento orientato a P', facciamolo in giallo, questo segmento orientato è perpendicolare a entrambi gli assi ed è lungo come il doppio della distanza tra A e B. Prego? Sì, due rette A piccolo, B piccolo. Questo più tutto questo è il doppio della distanza tra A e B. Sì, è logico. Quindi comporre due simmetrie rispetto ad assi paralleli produce una traslazione. La traslazione, risultato della composizione delle due simmetrie assiali, è una traslazione che ha come vettore un segmento orientato perpendicolare a entrambi gli assi e lungo come il doppio della distanza tra i due assi, è orientato a seconda di se faccio prima B o prima A o prima A e prima C o prima C. Ok? Quindi, in sostanza, le quattro isometrie che abbiamo visto, devo fare un'altra pagina, che sono la simmetria assiale, la simmetria centrale, le rotazioni e la traslazione, in realtà non sono altro che lo stesso modo di utilizzare, cioè modi diversi di utilizzare la stessa simmetria, la simmetria assiale. Perché la simmetria centrale abbiamo visto che non è altro che la simmetria assiale con assi secanti, anzi assi perpendicolari, scusate. Se
i due assi sono perpendicolari l'uno all'altro, se i due assi sono perpendicolari l'uno all'altro ottengo la simmetria centrale, d'accordo? Se i due assi sono secanti ottengo una rotazione di centro dato dall'interazione dei due assi e angolo pari all'angolo tra i due assi. Se i due assi sono paralleli ho una traslazione. Ok?